bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. No, siamo qua ancora una volta dopo aver acceso 5.000 candele nelle finestre di tutta Italia e anche dell'estero. Siamo qua ancora una volta ad esprimere solidarietà al giudice Di Matteo e agli altri giudici minacciati dalle mafie, perché è importantissimo che questi giudici sentano la solidarietà delle persone. Andremo il 17 con Roberto Morgantini, con gli altri amici a Palermo e consegneremo lo striscione con tutte le firme. Credo che sia un gesto semplice ma efficace. Grazie. Allora, cosa ci racconti della giornata di oggi? Bellissima giornata, siamo qui in modo deciso e con il sorriso, che è la cosa più importante. Siamo stanchi di parlare di morte e la cosa più bella è vedere questo entusiasmo in una manifestazione a sostegno di Nino Di Matteo e di tutti quei magistrati, di quegli uomini delle forze dell'ordine abbandonati dallo Stato tuttora, che sono gli unici che contrastano il fenomeno delle mafie. Grazie. Io vi posso dire che è una bellissima esperienza, è la prima esperienza qui a Bologna per me e spero che ce ne siano molte altre ancora con sempre più gente. È bello vedere questa gioia che c'è nei nostri volti, è veramente bellissimo. Sì, sto con Di Matteo. Dici? Beh, io faccio parte del gruppo del Movimento delle Agende Rosse e sono convinta che soltanto con la solidarietà dei cittadini possiamo mandare avanti le indagini in corso sulla trattativa Stato-mafia, perché è importante coinvolgere tutti. Voglio dire solo questo. Poi sta al cuore dei cittadini italiani capire quanto hanno valso le vite di Falcone e di Borsellino. E chi ne ha voglia può aderire al nostro gruppo, al nostro movimento. Non ci sono delle adesioni, niente di particolare, l'importante è farne parte con il cuore e capire la rilevanza che ha avuto negli anni la trattativa e soprattutto convincere Alfano a dare finalmente il bomb jammer a un PM come Nino Di Matteo e a tutta la troupe del pool antimafia. Grazie. Ah, oggi siamo qui in appoggio ai nostri magistrati, soprattutto a Nino Di Matteo. Chiediamo un sostegno dello Stato ai nostri magistrati, ecco. È una manifestazione bellissima, mi dispiace perché non ha la diffusione che doveva avere. I magistrati non vanno lasciati soli, assolutamente, devono essere seguiti, protetti, devono avere una protezione perché assolutamente svolgono un compito indispensabile, devono avere assieme agli italiani la forza di poter andare avanti in quella che secondo me è una missione, perché è una vera e propria missione. Quindi Di Matteo, magistrati impegnati nella mafia, mi raccomando, tenete botta, andate avanti perché noi vi siamo vicini. Sì, penso che sia un fatto molto positivo, siamo riusciti a coinvolgere un po' di persone e riuscire a fare un po' di informazione su questo tema importante. Bene, su Di Matteo e sui magistrati pensi che... Beh, Di Matteo costituisce un punto di riferimento in questo momento, ma l'iniziativa è rivolta a tutti i magistrati. Cioè...
in questo momento si impegnano su un fronte così delicato come quello del processo sulla trattativa Stato-mafia, quindi dobbiamo tenere l'attenzione vigile su questo tema e accompagnarli in questo percorso di verità, di giustizia. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up.